Fantasy.it, gli Stati Uniti contro Billie Holiday è una produzione sontuosa di Lee Daniels, è un film molto interessante e controverso perché intanto è tratto appunto da un saggio di studio sulla guerra alla droga nel corso degli anni, Chasing the Scream, The First and Last Days of the War on Drugs di Joan Hari, giornalista controverso. Ed è un film di Lee Daniels, il regista di Precious, che punta molto su due concetti, raccontando in modo non lineare la storia di Billie Holiday, la grande cantante jazz del Café Society, e cioè che fosse maltrattata dagli uomini e che fosse spesso stata manipolata da mariti, amanti molto violenti. Molto spesso è picchiata in questo film Billie Holiday, lei che invece nel film di Sidney J. Fury è una donna, quella che le alza, è la prima che fa violenza su Diana Ross quando è Billie Holiday nell'altro biopic del 72. È molto diverso questo film dal film di Sidney J. Fury con Diana Ross, perché Andra Day è una Billie Holiday non lineare, e questo è affascinante. In due o tre momenti ti piace molto questo, perché per esempio il primo flashback di Billie da bambina, mi piace il fatto che arrivi dopo un'ora e venti, il primo flashback arriva dopo 80 minuti, un'ora e venti, e quindi è un film che attesi, e a me questo non dispiace affatto, ed è un film che ha un forte centro ideologico, cioè Questa artista era maltrattata da uomini che facevano parte di un patriarcato bianco e nero, black e white, dove però è sempre il maschio che prevarica. E infatti molto spesso Lee Daniels filma e racconta di amanti, mariti di Billie Holiday che vengono comprati dall'FBI. L'altro secondo tema molto forte e controverso, perché alcuni non sono d'accordo con questo, è che Billie Holiday sia stata in un certo senso perseguitata dall'FBI e quindi anche molto spesso incastrata, e quindi anche molto spesso incastrata perché è fregata, perché la sua canzone Strange Fruit, grande hit del 1939, che raccontava i linciaggi le cui vittime erano afroamericani nei primi del Novecento nel sud degli Stati Uniti d'America. Strange Fruit, che ha un bellissimo testo che racconta proprio questo albero nel sud degli Stati Uniti d'America, che ha appunto questo simbolo di morte e di terrore, perché era usato per impiccare e per uccidere gli afroamericani. La tesi del film è che Strange Fruit era una canzone così sovversiva, così politicamente pericolosa e antagonista a livello sociale per l'FBI di Edgar J. Hoover, che doveva